Volevo lanciare da qui una proposta. Noi abbiamo messo un'email, bellezza@governo.it, e abbiamo detto 150 milioni che abbiamo lasciato da parte, da qui al 31 maggio tutti i cittadini, di qualsiasi colore politico, potranno individuare la chiesetta sconsacrata che sta cascando a pezzi, come i luoghi del cuore del luogo, fai. Il teatro che gruppo di giovani sta mettendo in piedi, il museo diffuso. E noi daremo, con una commissione ad hoc, non li scelgo io, e daremo i soldi dopo le elezioni, perché se li diamo durante il ballottaggio siamo finiti gli 80 euro, le tasse, quindi li diamo nel mese di luglio, tra luglio e i primi giorni di agosto. Il 10 d'agosto, andando in vacanza, noi firmeremo, io firmerò il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tutti questi piccoli interventi ci sarà una commissione terza. Quindi 150 milioni? 150 milioni, che vuol dire? Quello che il FAI chiama luoghi del cuore. Cioè come... Sì, ma non solo i luoghi del cuore nel senso museali. Se io ho al sud una cooperativa di giovani che cerca di riaprire un luogo identitario forte per il piccolo paese. Di aiutare progetti concreti e magari non scappano da quel paese per quello. È una cosa meravigliosa. Ecco, per me questo è il punto chiave. È tornare ad avere il senso dell'identità del paese. Noi siamo l'Italia.